Michelangelo Ciarcia, amministratore unico dell'Alto Gallore Servizi. Ci risiamo con i morosi per quanto riguarda la partecipata di Corsa Europa. Troppa gente continua a non pagare le bollette, quindi l'Alto Gallore registra un problema di liquidità importante. Lei ha avviato una nuova task force per cercare di recuperare. Certo, ci risiamo nel senso che purtroppo da 2 anni siamo a combattere con la pandemia. In questo momento particolare per la vita del paese non abbiamo potuto insistere più di tanto nel recupero del credito, però le azioni che abbiamo intrapreso già negli anni passati sono state importanti e hanno dato praticamente dei buoni riscontri. Adesso siamo ripartiti perché purtroppo, insomma, soprattutto nell'ultima parte dell'anno c'è stata, insomma, un aggravamento della situazione dei crediti, quindi siamo ripartiti alla grande per poter recuperare, insomma, soprattutto da parte delle morosità storiche e attraverso azioni che, insomma, sono portate avanti dai dipendenti interni attraverso questa task force che tu facevi riferimento e che questa volta, insomma, farà effettivamente sul serio. Ha messo in campo 15 squadre per ora di 2 persone automuniti, gireranno nei comuni, andranno a trovare gli utenti che devono pagare per eventualmente fare un piano di rateizzazione o comunque verificare tutte le situazioni affinché poi l'Alto Gallore possa rientrare dei soldi dovuti. Certo, l'attività che stiamo portando avanti, insomma, è multifunzione, nel senso che non si fa soltanto il recupero del credito, ma si fanno anche gli aggiornamenti degli archivi, insomma, delle anagrafiche, perché, insomma, c'è anche la questione che molte fatture non vengono recapitate, insomma, perché poi nel tempo, insomma, le utenze cambiano di intestazione e molto spesso, sia per colpe, diciamo, nostre, sia per colpa di chi praticamente subentra, non vengono aggiornate le anagrafiche. Che non sia autodichiaro, per cui noi svolgeremo questa azione a tutto raggio per poter, insomma, portare quel beneficio atteso per il risanamento definitivo di Alto Gallore, perché a un incremento del fatturato che c'è stato grazie alle letture, che oltre 110.000 letture che abbiamo fatto quest'anno, non c'è stato un adeguato riscontro per quanto riguarda l'incassato. Adesso dobbiamo procedere praticamente ad incassare la parte storica, ma soprattutto la parte più recente, che, insomma, che di morosità che si è come dire, aggiunta in questo ultimo periodo dell'anno, soprattutto per i periodi, per il fatto che dicevo prima della pandemia, ci sono stati questi ritardi. Con la sua gestione sono aumentate le letture dei contatori, una cosa che diciamo così, è una novità un poco per l'Alto Gallore perché c'era stato un momento proprio di stasi e questo ha portato, diciamo, a verificare che il fatturato, cioè un fatturato superiore di circa 8 milioni di euro. Però il Covid, insomma, con tutte le sue problematiche, ha portato dall'altra parte un ammanco negli incassi di circa 13 milioni di euro. A questi si aggiungono le maggiori spese per l'aumento ormai in corso della corrente elettrica. Insomma, l'Alto Gallore deve trovare fondi. Certo, la questione che più ci preoccupa è soprattutto quella relativa all'aumento dell'energia elettrica. Insomma, i telegiornali nazionali tutti i giorni ripetono che, insomma, l'incremento della bolletta energetica è del 50%. Insomma, immaginate che noi paghiamo 15 milioni all'anno di energia, che cosa significa il 50%? L'anno prossimo arriveremo a circa 25 milioni. Insomma, era già insostenibile adesso questa questione, figuriamoci, insomma, dopo. Però, insomma, noi attraverso l'incremento del fatturato, attraverso il recupero di tutte quelle morosità storiche, attraverso il recupero di soggetti che praticamente non risultavano ancora nell'anagrafica, stiamo cercando, insomma, di portare profitto e di superare questa fase che praticamente ci appesantisce. Però, insomma, devo ringraziare, insomma, per l'impegno che è stato profuso internamente da parte, insomma, dei responsabili quadro per quanto riguarda queste procedure, sia la parte commerciale sia la parte legale, perché nel frattempo
stanno per partire 20.000 diffide, insomma, che sono procedure che in passato raramente sono state fatte. E devo soltanto aggiungere che alla diffida seguirà il decreto aggiuntivo, e quindi anche questa cosa mai fatta in precedenza, e che eventualmente ci saranno ancora riluttanze rispetto al piano di realizzazione che noi siamo disposti a mettere in campo. Insomma, è prevista il distacco per le attività commerciali e la riduzione per le utenze domestiche. Intanto, per avere questa disponibilità da parte dei dipendenti, lei ha comunque firmato una sorta di patto di ferro con i sindacati, in maniera tale, insomma, da poter spostare i dipendenti che lei riteneva essere più utili su questo fronte. Si stanno comportando, almeno in questa fase? Cioè, si è capito anche all'interno dell'azienda che si sta vivendo una fase molto delicata? Certo, insomma, l'incontro che ho fatto con i sindacati, che ringrazio tutti per la loro disponibilità prima di Natale, insomma, mi hanno dato ampia facoltà. Difatti noi abbiamo fatto un accordo di secondo livello dove praticamente è previsto che il dipendente, seppure individuato in un determinato livello o inquadrato in un certo modo, non si può sottrarre praticamente tramite questo accordo alle nuove mansioni che gli vengono affidate. Noi abbiamo selezionato, insomma, i dipendenti pescando un poco da tutti i settori. E poi ho anche fatto una disposizione interna in cui ho detto che vale il principio della solidarietà, nel senso che per i dipendenti che vengono chiamati a dare prioritariamente spazio a questa cosa, insomma, non ci dovrebbe essere un vuoto lasciato libero, perché il dipendente che praticamente poi sta in svolge mansioni similari potrebbe sopperire alla deficienza momentanea del dipendente chiamato in quest'altra causa, per cui tutti sono impegnati. Ripeto che, insomma, noi oggi teniamo 250 dipendenti, insomma, rispetto ai 325 quando sono arrivato, ne sono andati 75 in pensione, comunque si svolge la stessa attività che facevamo prima, sicuramente sono più barati di lavoro rispetto a prima, però diciamo che margini per poter svolgere questa attività internamente ci sono ancora, per cui tutti sono chiamati, chi direttamente e chi indirettamente, a dare una mano in questo momento critico che la società sta vivendo. Sapete perfettamente che c'è ancora in piedi la questione fallimentare, che insomma momentaneamente è sospesa in attesa delle decisioni del Tribunale della Cassazione di Roma, però insomma a breve questa cosa riprenderà, e quindi noi saremo chiamati per dire al Tribunale come vogliamo vivere il nostro futuro, e quindi attraverso questa azione noi cerchiamo praticamente di dimostrare che in effetti le azioni sono state poste in essere e che praticamente abbiamo la liquidità per poter insomma fare le nostre attività regolarmente e poter praticamente anche disporre dei pagamenti dei debiti pregressi che insomma ho ritirato e che praticamente potrebbero essere chiusi definitivamente con questa azione di recupero crediti che stiamo mettendo in piedi. Appunto, lei faceva cenno all'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Avellino, si è in attesa di che la Cassazione stabilisca il tribunale competente per discutere del caso. A questa istanza però si è arrivati da lontano, insomma, con una debitoria pregressa che lei ha ereditato, anche perché ha avuto finora i complimenti trasversali da parte della politica e dei sindaci che la sostengono. Come sta affrontando questo periodo così delicato, così importante? Diciamo che rispetto all'azione che ho portato avanti, insomma, molto forte internamente, di responsabilizzare un po' tutti rispetto alle cose che bisogna fare, insomma, un poco di sfortuna mi ha portato alla pandemia, che in effetti ci ha penalizzato da questo punto di vista, sia perché abbiamo dovuto utilizzare, insomma, anche gli ammortizzatori sociali, insomma, l'anno scorso siamo stati chiusi, chiaramente in un momento delicato come questo non potevamo premere per farci pagare, e questa cosa ci ha penalizzato perché la debito, diciamo, è aumentata ancora un poco, però sono aumentati molto di più i crediti. Lei giustamente prima faceva riferimento al fatto che solo quest'anno, nell'anno 2021, si sono accumulati 13 milioni di crediti, e si sono accumulati soprattutto insomma, per effetto degli effetti della pandemia, quindi cerchiamo di porre rimedio.
però diciamo che ringrazio i sindaci e coloro che in effetti hanno creduto in me in questo momento particolare della vita della società. Io mi sono dedicato anima e corpo a questa missione, perché è una missione, insomma, come dire, per dirla come dire, all'americana, una mission impossible, e tanto è vero che c'è anche questo appesantimento dovuto alla richiesta di fallimento, che deriva soprattutto da, insomma, eredità del passato. Però insomma io sto cercando di rendere alto valore una società snella, è una società che deve fornire un servizio pubblico efficace ed efficiente come modello, insomma, di una società privata. Questa è la mia intenzione. È molto difficile arrivare, insomma, definitivamente a questa soluzione, perché alto valore è una società pubblica, come tutte le società pubbliche in Italia, insomma, ci sono abitudini, insomma, diverse da come vengono portate avanti le società private. Però il mio impegno c'è, anche i dipendenti hanno capito che molto probabilmente, insomma, è l'anno della svolta questo, o praticamente noi ci impegniamo fino in fondo e mettiamo in salvaguardia alto calore con tutto quello che poi dopo dovrà insomma venire, oppure insomma poi dopo dobbiamo, come dire, tirare i remi in barca, insomma, cosa che io non mi auspico chiaramente, però insomma è un'ipotesi che sta in campo e che deve fungere da monito soprattutto per i dipendenti, per far capire che adesso mai più praticamente le cose bisognerà fare. Proprio in virtù di questa istanza di fallimento che si andrà a discutere dal piano Pozzoli, che era stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci ormai circa 4 anni e mezzo fa, lei dovrà elaborare un piano di rilancio ulteriore per far comprendere, insomma, ai giudici che l'alto calore ha in sé le risorse umane ed economiche e finanziarie per poter ribaltare questa situazione e costruire comunque un futuro. Certo, noi partiamo dal piano Pozzoli, che l'abbiamo sempre, insomma, richiamato, perché è stato il primo piano di risanamento che è stato presentato. Noi, insomma, recentemente, lo scorso mese di dicembre, ho dato l'incarico a una società di fare ridirigere una società diversa chiaramente dal professore Pozzoli, che ha redatto il primo piano, di fare un nuovo piano industriale per poter, insomma, portarlo anche in tribunale e dire le prospettive sono queste e quindi, insomma, possiamo chiedere quello che chiediamo, cioè eventualmente o un piano di risanamento oppure una eventuale, insomma, ipotesi, insomma, alternativa che, insomma, stiamo mettendo in campo. Però noi siamo orientati per la prima, cioè nel risparmio che possiamo fare attraverso la riduzione dei debiti, attraverso accordi transattivi con le società che praticamente ancora vantano dei crediti nei confronti di alto calore. Qual è il ruolo che secondo lei dovrebbe diciamo, assumere la Regione Campania, anche perché dal fronte beneventano fino a un po' di tempo fa erano arrivate spinte per una scissione del distretto idrico e quindi lasciare l'Irpinia ad alto calore e poi il fronte, diciamo, la provincia sannita alla Gesesa, che anch'essa, diciamo, ha i suoi problemi. Vabbè, diciamo che questa ipotesi è circolata per un periodo di tempo, insomma, era un'ipotesi che si metteva in campo, insomma, molto, insomma, così, senza nessun ancora fondamento, insomma, erano pensieri più che iniziative. Devo dire che la Regione Campania ci sta vicino, insomma, che devo ringraziare il vicepresidente Bonavitacola per la disponibilità che ci ha dato in questo periodo. Tutt'oggi ancora, insomma, noi abbiamo come dire, appuntamenti importanti con la Regione e quindi con il vicepresidente Bonavitacola per studiare quale forme praticamente di soluzioni potrebbero, insomma, essere utili anche di appoggio da parte della Regione Campania ad alto calore per uscire fuori dalle secche. Per cui a tutt'oggi, insomma, diciamo, il piano che noi abbiamo messo in campo non è ancora definitivamente, insomma, chiuso e non è ancora praticamente stato delineato nella sua totalità, però insomma stiamo lavorando intensamente e quella ipotesi là è un'ipotesi che potrebbe, insomma, come dire, essere
esserci eventualmente, però insomma questa è una ipotesi molto più, come dire, potrebbe diventare realistica se tutti gli attori che stanno in campo insomma concordano su questa cosa, però è una ipotesi che eventualmente potrebbe stare in piedi solo se nell'esclusivo interesse di Alto Lore, se Alto Lore trova un giovamento da questa iniziativa, e allora è una cosa che possiamo mettere in campo, altrimenti un'ipotesi di scissione dell'ambito, insomma, cioè dividere, di far diventare più piccolo. Noi abbiamo bisogno di crescere, di far diventare insomma, la società più grande, anche il distretto, insomma, di allargarlo, di renderlo insomma, più efficiente rispetto agli investimenti che bisogna fare, perché quando si è piccoli gli investimenti insomma, non riesci a fare, se sei grande chiaramente riesci a farlo. Quindi la riduzione è un'ipotesi che sta in campo minimalistica soltanto per eventualmente, quindi, portare un giovamento immediato. Rispetto ad un modello di gestione che comprenda una società anche più grande, un territorio più grande, non si può fare a meno di guardare anche all'acquedotto pugliese. Con l'acquedotto pugliese però e con la Regione Puglia c'è un contenzioso di anni da parte dell'Irpinia, da parte della Regione, perché l'Irpinia dà acqua alla Regione Puglia senza ricevere praticamente dei ristori. Adesso si sta diciamo, cercando di ricalibrare quel vecchio accordo e soprattutto il vicepresidente Bonavitacola sta spingendo affinché le risorse di Cassano Irpino siano tutte dedicate all'Irpinia. Certo, questa è una questione che però coinvolge le due regioni, sia Campania che Puglia. Noi insomma in questa vicenda c'entriamo poco come Alto Calore, però è chiaro che anche noi spingiamo per avere una Cassano tutta irpina, perché insomma i vecchi accordi prevedevano che insomma la maggior parte dell'acqua da Cassano la prelevasse Acquedotto Pugliese, anche grazie a un accordo che è stato stipulato nel 2017 con, dal mio predecessore, insomma noi abbiamo ottenuto dei litri in più a secondo, quindi oggi stiamo intorno ai 1000, dagli 800 ai 1000 litri a secondo, prima ne prelevavamo soltanto 600. Cassano produce mediamente 2400-2500 litri a secondo di acqua, la maggior parte se la prende la Puglia, il acquedotto pugliese. Far diventare Cassano praticamente Irpina, insomma, è una cosa importantissima, soprattutto perché ristabilisce un po' di giustizia, perché insomma l'Irpinia è la casa dell'acqua, come dire, però insomma noi non teniamo niente, insomma quando si va a Cassano andiamo praticamente nelle famose sorgenti di Cassano, quella struttura dove è bellissima, è opera dell'acquedotto pugliese, non è opera praticamente dell'Irpinia. Per cui insomma la regione sicuramente farà un buon lavoro su questa cosa, so che Bonavitacola ci tiene tantissimo a ripristinare un po' di giustizia su questa cosa, e il suo impegno c'è e penso che sarà produttivo anche a breve. Concludiamo con un suo auspicio in generale per quanto riguarda l'Alto Calore, la strada intrapresa con questo recupero dei crediti, con altre azioni che lei ha avviato, sarà sufficiente affinché insomma, l'Alto Calore possa vivere nel prossimo futuro in maniera più serena? Vabbè, insomma, il mio auspicio è questo, l'ho detto già prima, è chiaro che insomma, da solo non basta questa cosa, insomma, stiamo mettendo in moto meccanismi insomma, che oltre al recupero del credito sono previste insomma, anche azioni legali, come dicevo prima, ma soprattutto per far capire che insomma, è come, siccome si pagano normalmente le bollette del gas e le bollette dell'energia, anche quelle dell'acqua sono importantissime, perché chiaramente danno spazio a una società storica, perché Alto Calore, che se ne dica, insomma, è una società storica, una delle più grandi della provincia di Avellino, per numero di dipendenti, per fatturato. E chiaramente insomma, quello che in passato si è parlato, si è vociferato della politica, comunque insomma tutti si sono appoggiati ad Alto Calore, quindi è bello insomma, come dire, dare, come dire,
mettersi sul famoso alberello e parlare male di Alto Calore. Insomma, è una cosa del passato. Io penso che questa immagine di Alto Calore debba essere restaurata. Spero di arrivare appunto a questa nuova immagine di Alto Calore attraverso tutte queste iniziative che stiamo facendo. E possono praticamente poi farci uscire da questa situazione fallimentare e restituire alla società irpina un Alto Calore rimodellato, efficiente, efficace sul modello di una società privata che fornisce un servizio idoneo alla popolazione. Una cosa buona, necessaria, soprattutto per la comunità che così potrà godere di un servizio idrico fondamentale, ancora più efficiente. E certo, insomma, devo dire insomma, che la comunità, insomma, noi adesso anche tramite i fondi del PNRR stiamo cercando di realizzare dei progetti importanti per quanto riguarda il recupero delle perdite, perché chiaramente noi già oggi forniamo un servizio che se ne dica che insomma, ci sono le perdite, le tubazioni sono vetuste, noi forniamo un servizio insomma, ottimo, perché le acque sono controllate, teniamo il laboratorio che certifica la qualità dell'acqua. Purtroppo insomma, questa questione che le condotte non sono state negli anni cambiate, insomma, è una questione che ci appesantisce, però attraverso anche queste nuove moderne insomma, servizi che potrà offrire le nuove attività moderne che si innescano nella gestione dell'idrico, insomma, prevedono non soltanto la sostituzione delle reti, ma anche insomma, dei servizi innovativi come la riduzione della pressione o i servizi insomma, di informazione attraverso queste centrali di comunicazione che praticamente ci permettono immediatamente di sapere dove c'è il guasto e dove praticamente dobbiamo intervenire. E tutto questo chiaramente c'è bisogno di un po' di tempo, però insomma noi stiamo lavorando seriamente e speriamo insomma di uscirne fuori, come dire, ottimamente.